Ciao, ho visto che la postazione col gatto vi è piaciuta l'altra volta e guardavate solo il gatto e non vi siete resi conto di eventuali errori che ho fatto io. Ho deciso di ripetere questa location. Se vi piace più dell'altra con la libreria dietro, fatemelo sapere giù nei commenti. Oggi torniamo a una rubrica che ho un po' abbandonato e che è tipo Eliana risponde. Infatti mi mandate spesso dei messaggi in cui chiedete consigli, mi raccontate un po' di voi e appunto mi chiedete secondo me cosa dovreste fare, anche se io è più una specie di la posta del cuore in realtà, e sono contenta di ricevere questi messaggi, soprattutto di vedere poi come quando insomma tornate dopo qualche tempo e mi dite adesso sono felice, ho fatto questa cosa, grazie per avermi aiutato, insomma è una cosa che per me vuol dire tanto. Come sempre ci sono delle domande che sono molto private, molto individuali e specifiche, quindi paziente specifico, in questo caso possiamo dire persona specifica, e invece altre domande che secondo me possono essere un pochino interessanti anche per altre persone. Sto controllando la batteria perché di due batterie ne ho tutte due scariche, quindi va bene. E quindi oggi parliamo di un argomento che avete sicuramente letto nel titolo, ma dopo la sigla. Allora, vado a ritrovare la domanda, mi è arrivata su Direct, quindi sull'Instagram, che si sta aggiornando adesso, naturalmente. Trovato. Allora, vabbè, chiaramente saluto Domiziana che mi ha scritto e naturalmente non dirò i cavoli suoi, nel senso che prenderò spunto da quello che mi ha scritto per parlare di una cosa specifica. La frase che volevo tirare fuori da tutto il messaggio era questa: vorrei un giorno occuparmi di protesi o comunque nell'ambito della robotica. E quindi lei mi chiede che tipo di studi dovrebbe fare una persona che è interessata a lavorare in ambito di protesi o robotica. Prima cosa su tutte, diamo un nome alle loro cose, perché mi rendo conto che chi sta fuori questo mondo magari non conosce i nomi specifici degli argomenti, quindi stiamo parlando di protesi e robotica biomedicale, a volte le due cose mergiano, cioè corrispondono, in qualche modo sono legate. Prima di cominciare, devo dire questa cosa che ripeto ogni volta che trattiamo questi argomenti riguardo ai percorsi universitari e in particolare, controllo sempre la batteria, in particolare non c'è un percorso giusto nel valore assoluto del termine. Parlando matematichese, cioè non c'è un percorso giusto o sbagliato nel valore assoluto del termine, c'è in particolare un percorso di studi che è più giusto o più sbagliato per quello che siamo noi, per i nostri desideri, insomma, ognuno ha la sua strada e questo è bene ricordarlo. E lo dico soprattutto per quelli che hanno un po' la puzzetta sotto al naso, mi rivolgo proprio a voi, io vi odio, quindi è bene che tutti ricordiamo che ognuno ha il suo autobus che passa sotto casa e il suo percorso. Detto questo, naturalmente, se una persona vuole lavorare in ambito di protesi e robotica biomedicale, deve fare ingegneria biomedica. Deve fare, come prima scelta, potrebbe pensare ingegneria biomedica, ma, perché c'è sempre un ma, la cosa importante è che voi andiate a studiarvi bene nel senso di informatevi, ragazzi, sulla, come si chiama, offerta formativa che l'università che avete puntato o le diverse università che tra cui state scegliendo vi danno, nel senso, non tutte le università che fanno ingegneria biomedica poi trattano dell'argomento di protesi e robotica biomedicale, purtroppo per me, ad esempio la mia non la tratta. Io ho fatto, se sei nuovo te lo ripeto, ingegneria elettronica triennale e biomedica magistrale, ho pure parlato di questa scelta in un altro video che vi lascio qui. E la magistrale ho fatto tutto a Roma 3 e a Roma 3 per adesso, insomma, non sono previsti corsi dedicati né alle protesi e né tantomeno alla robotica, ma nemmeno lontanamente, cioè nel senso o fai una scelta che io, vabbè, poi all'epoca non l'ho potuta fare, ma credo che adesso si possa fare come esame a scelta, scegli una cosa di automazione. Puoi dire di avere qualcosa di automazione che comunque non è ancora robotica. Dovete stare attenti agli esami dell'offerta formativa del piano di studi delle varie università che avete sotto mano. Se in nessun piano di studi è prevista la robotica o il mondo delle protesi,
potreste rimanere un po' delusi. Però, perché c'è un secondo però, che non è un ma, ma un però, il fatto che non ci sia un esame che tratti esclusivamente questo argomento non vuol dire che non ci si può arrivare per vie traverse. Nel senso, io, come dicevo prima, non ho fatto nessun esame che parlasse di protesi o di robotica, eppure la mia tesi magistrale di ingegneria biomedica è stata riguardo le protesi, in particolare un sistema di controllo di una protesi transfemorale. Quindi voglio dire, se non ci arrivi in modo diretto, ci sono sempre le vie laterali, studi per conto tuo, in fin dei conti sei un ingegnere, certo non hai gli stessi strumenti di una persona che l'ha studiato, l'ha affrontato molto approfonditamente, però ci puoi arrivare, insomma. Se non avete intenzione di fare biomedica alla triennale per tutta una serie di scelte che naturalmente sono assolutamente personali, vi posso dare dei consigli su quale altra ingegneria potete scegliere per trattare questo campo, cioè per fare in modo che un domani potete candidarvi a un lavoro che tratti, un'azienda che tratti di questa roba. Elettronica naturalmente aiuta, il fatto di fare elettronica alla triennale aiuta perché hai anche un qualcosina di automazione e poi se riesci a incastrare bene gli esami magari ti fai qualche esame di robotica se è permesso, se è concesso, come esami a scelta intendo. E quindi elettronica secondo me è una buona strada. Altrimenti potete pensare di fare direttamente robotica alla triennale e poi di specializzarvi in biomedica, oppure di fare alla triennale direttamente automazione. So che per esempio a Roma, in realtà a Roma 3, automazione se non sbaglio è una magistrale di informatica, però nel senso ogni università poi ha i suoi percorsi, e credo che anche con una triennale di informatica, anche secondo me, magari facendo informatica e specializzazione in biomedica, si può riuscire a lavorare in quest'ambito qui. Il resto del discorso che si è sviluppato con Domiziana riguardava anche la differenza tra ingegneria biomedica e ingegneria medica che sta a Tor Vergata. Non la conosco direttamente, ma ne ho sentito parlare naturalmente perché, a parte che io all'epoca mi informai anche su Tor Vergata, a quanto ho capito sì, è diversa, non è biomedica nel senso non si fanno protesi o cose di questo tipo, mi sa che è più incentrata sul settore chimico, sul settore, mi pare di aver sentito, scienze dei materiali, materie così, mostri di questo tipo, più sul settore, dicevo, chimico e anche forse clinico. È un po' diverso perché per esempio da noi si fa molto analisi dei segnali e cose di questo tipo. Bene, spero che questo video abbia un senso, abbia avuto un senso. Se avete naturalmente domande vi lascio tutti i contatti in descrizione, poi l'avete visti durante il video, Instagram, che ne so, Facebook, email, avete tutto in descrizione. Come sempre vi aspetto al prossimo video. Io sono Eliana e questo è To the Science and Beyond.